Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gab, siamo qui ritornati su Call of Duty Black Ops 3 con una nuova sfida. E segnale, oggi vi porto la sfida di fare un TCT e vincerlo con uno di sensibilità. Sì, bellissimo proprio. Dopo quella da 14 di sensibilità siamo passati a 1 di sensibilità. Come potete vedere, si vede che sto giocando a 1. Guardate qua che lentezza nel muoversi. Io non so come ci... Se c'è qualcuno che ci gioca uno, non so come faccia. E qua ho deciso di cambiare arma perché ho visto che il VMP non era proprio il massimo con uno di sensibilità. E quindi ho detto, vabbè, ci vado col KN. Questa partita l'ho fatto molto tempo fa, l'avevo registrata addirittura prima di andare giù in Sicilia. Però poi non ve l'ho portata perché avevo portato pure Resident Evil e quindi ce l'avevo qua da molto tempo. E oggi ho deciso di caricarvela finalmente questa seconda sfida. Qua quello lì va sopra, non so neanche perché non... Vabbè, con uno di sensibilità non è proprio il massimo mettersi a inseguire le persone. Comunque la prossima sfida non so cosa farò. Ho fatto 14-1, probabilmente le prossime le farò cambiando il setup del controller, quindi mettere tipo tattico, mancino, e quindi provare a vincere un TCT con comandi diversi dal solito. Io tengo sempre predefinito, quindi usarne uno diverso la vedo un po' più difficile. Quindi che dire ragazzi, Nuketown, perché fortunatamente che mi è uscita Nuketown, perché Redwood in 14 anche, ma con uno in altre mappe la vedo, secondo me è più difficile. Non ci ho provato, non so, però mi sa che è più difficile essendo più grande le mappe. Qua, mamma mia ragazzi, che culo che ho avuto, allucinante. Vi dico che la cosa più bella è che ho fatto una killcam allucinante. Spero che non sia caduto come la sfida di 14 di sensibilità, che mi ha tagliato 2 secondi prima della fine della partita, perché adesso si è deciso di questo bug che deve farti stoppare 2 secondi prima. Sì, perché io la maggior parte delle partite le prendo dal cinema, difficilmente le faccio in live. Proprio... No, non credo di averlo mai fatto uno in live. A tranne le partite private, quelle le faccio in live. E ce le registro appunto in live. Però per il resto no, le prendo tutte dal cinema. Sia perché è anche più comodo per vedere il tempo, una vale quell'altra. Allora, che dire? Tutto qua, la sfida diciamo che forse non è proprio stata molto difficile, però devo dire che in molti casi mi ha dato fastidio, perché guardate qua la lentezza, mamma mia, mi sembra di essere una lumaca nei movimenti. Sì, perché con uno di sensibilità non puoi fare le sfide aeree, quello lì che c'ha la mira che sembra una banana. Sì, perché ragazzi, cosa puoi fare gli scontri aerei con uno di sensibilità? Cioè, guarda, ecco, punto. Oltre che dovevo ricaricare, basta un tizio che sa saltare destra e sinistra, sei morto. Come anche qua. Cosa può fare uno con uno di sensibilità? C'era quello lì appunto, quello che mi ha ucciso prima col KN, con il Reaper dorato, quello lì che non crepa i mortacci. Che praticamente era il primo. E si è messo sempre a camperani, sta dannatissimo a casa blu, ai mortacci sua. E praticamente come killcam, vedrete, l'ho ucciso con un singolo colpo, mi è bastato un colpo, gli ho tirato un colpo alla fine, e dovete vedere il come, perché praticamente adesso lo vedete, non vi spoilerò niente, perché io ho paura che mi abbia tagliato quella parte lì, non mi ricordo, perché io l'avevo già vista prima di andarmene giù, se me l'aveva tagliata, ma non mi ricordo. Quindi vediamo un po'. Che dire, praticamente la partita è sempre la stessa. Io vado in casa perché è quello più comodo. Poi la gente stava tutta in casa in sta partita, io non so che dire, cioè. Ultimamente sto facendo pochi video perché sono impegnato, sto facendo delle cose e quindi ho poco tempo di fare video. Però da adesso in poi, uno al giorno dovrei riuscirvelo a portare. Vorrei portare più che altro più Resident Evil, perché è una serie abbastanza lunga e quindi ci vuole un po', ecco.
quindi niente, qua ho dovuto interrompere perché c'era il cinema che stava facendo delle cose atroci, praticamente mentre lo stavo registrando ho tagliato e sono ritornato indietro, quindi sono dovuto ritornare in quel punto. Vabbè, ho tutto un casino. Infatti non vedo l'ora che mi arrivi anche il nuovo Elgato, perché con questo non ci si riesce a registrare. Ecco, qua. Io l'avevo prima ittato, l'avete visto anche voi. Praticamente qua, dal muro, lo headshotto e finisce così la partita. Eravamo 29-29. Io vi chiedo per piacere, veramente l'ho ucciso perché non voglio che mi scriva la gente: vuoi scommettere che t'abbia ucciso, ha vinto lui? No, ragazzi. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Questa è la sfida che vi ho portato oggi. Quindi ragazzi, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!